Ciao a tutti, in questo video vi illustriamo il bando di regia per l'anno accademico 2022-2023. Nonostante né io né i miei compagni siamo allievi registi, cercheremo di spiegarvi nel modo più chiaro e completo tutte quelle che sono le varie fasi atte a selezionare i tre migliori candidati che saranno poi ammessi al triennio di regia. La scelta per il corso di regia va fatta all'inizio, nel senso che non si può scegliere contemporaneamente di fare domanda sia per il corso di recitazione che per il corso di regia, ma bisognerà appunto prendere una decisione. Il triennio di regia prevede, come il triennio di recitazione, l'obbligo di frequenza, quindi dovrete venire in accademia tutti i giorni, dal lunedì al sabato, e frequentare le lezioni dalle 9:30 alle 18:30. Il primo anno del corso di regia ha molte materie in comune con il corso di recitazione, ma andando avanti nel triennio, comunque molte volte i registi faranno dei saggi, delle esercitazioni insieme agli allievi attori, che per voi registi è un privilegio, insomma. Per quanto riguarda la domanda di ammissione, scade il 26 agosto 2022, però voi fatela sempre con un po' di anticipo perché non è proprio facilissima da compilare e potrebbe prendervi un po' di tempo. Adesso vi illustriamo quelle che sono le varie fasi di selezione per l'ammissione al corso di regia. La prima fase dell'esame d'ammissione per il corso di regia non avverrà in presenza, ma comunque la commissione si riunirà in presenza per valutare il materiale ricevuto. Dovete inviare un'analisi drammaturgica, un piano di regia e un link a un self tape contenente un monologo tratto dall'opera di cui è stata fatta l'analisi drammaturgica e di cui è stato fatto il piano di regia. Rende ancora più esplicito questo punto. Analisi drammaturgica, piano di regia e monologo devono provenire dalla stessa opera. Per quanto riguarda invece l'interpretazione del monologo, il monologo può essere interpretato da un attore diretto dall'aspirante allievo regista o anche dall'aspirante allievo regista stesso, perché no? Per quanto riguarda invece i testi, sono ammessi tutti i testi in lingua italiana o comunque tradotti in lingua italiana di autori di chiara fama, che siano antichi, moderni o contemporanei. Sono invece esclusi testi dialettali o vernacolari che non siano ascrivibili alla tradizione europea. Questo cosa significa? Questo significa che potete portare un testo di De Filippo o un testo di Goldoni o uno di Ruzzante. Altri testi da evitare sono ovviamente i testi in lingua straniera. Sono da evitare le opere di tipo gestuale o pantomimico e sono assolutamente vietate opere prime inedite. Il self-tape deve iniziare con la presentazione del candidato, nome e cognome. Se il monologo è interpretato da un attore diverso dal candidato, allora bisognerà specificare anche il suo nome. L'interpretazione del brano deve essere a memoria e il self-tape non può superare la durata massima di 4 minuti. Non sono indispensabili elementi di costume o di allestimento, ma se il candidato li ritiene necessari, può utilizzarli. Lo stesso vale per interventi di missaggio, scelte di ripresa o interventi di montaggio. Non sono indispensabili, ma possono essere utilizzati. I candidati che otterranno il voto minimo di 18 trentesimi saranno ammessi alla seconda fase di selezione. La seconda fase di regia si terrà il 28 settembre 2022 qui in Accademia e si compone di queste due prove che sono strettamente collegate, che sono la prova di direzione e la discussione della tesina di regia. Io vi parlerò della prova di direzione. Per questa prova dovrete presentare una scena della durata massima di 8 minuti. In scena dovranno esserci almeno due attori e uno di questi attori potete essere voi, ma non è necessario. La scena dovrà essere tratta dall'opera di cui avrete preventivamente inviato l'analisi drammaturgica e il piano di regia, quindi dovrà essere la stessa opera che avete portato in prima fase per il self-tape. Ci tengo a precisare che la pianta e gli elementi a disposizione dell'aula in cui sosterrete la prova di esame sono nell'allegato 1 del bando. Per la discussione della tesina di regia, che avverrà immediatamente dopo la prova di direzione, dovrete sostenere un colloquio sulla proposta che avete presentato, discutendone ogni aspetto con la commissione. Cercate di avere chiare le tematiche che volete evidenziare riguardo l'opera che avete scelto. Quello che la commissione vuole vedere è la vostra capacità di tradurre in pratica
quello che avete scritto durante, che avete scritto nel piano di regia e nell'analisi drammaturgica. Vogliono vedere una sorta di coerenza tra quello che avete scritto in precedenza e quello che hanno appena visto messo in scena durante la prova di direzione. I candidati che avranno conseguito un voto minimo di 18 trentesimi saranno ammessi alla terza fase di selezione. La terza fase d'esame consisterà in un laboratorio in presenza, che quindi si svolgerà qui, in Accademia. Durerà 10 giorni, da lunedì 10 ottobre a giovedì 20 ottobre. I candidati dovranno fare la regia di una scena tratta da un testo che selezionerà la commissione e che vi comunicherà a fine seconda fase. Per fare la regia di questa scena vi verranno messi a disposizione due o tre allievi attori, in corso o neodiplomati. Ci sono però delle limitazioni, infatti non potrete svolgere prove della scena all'infuori dei luoghi e degli orari prestabiliti. Vi verrà consegnato un calendario a inizio terza fase, dove ci saranno segnati tutti i luoghi e gli orari in cui potrete provare. Ricordatevi che verrete valutati sia in itinere, quindi la commissione giorno per giorno assisterà alle prove e valuterà come voi vi comportate, sia l'ultimo giorno, quando la commissione si riunirà per vedere le scene nella loro forma definitiva. Inoltre non potrete richiedere agli attori che avete a disposizione delle prestazioni all'infuori delle prove d'esame, quindi della regia della scena, quindi non potrete maltrattarci o fare altre cose perché sarà vietato. Ultima cosa, non potrete effettuare riprese, sia di video o di audio, che riguardino le prove d'esame. Alla fine della terza fase risulteranno idonei i candidati che avranno conseguito un voto minimo di 24 trentesimi, ma soltanto i tre migliori candidati verranno ammessi al corso 2022-2023. Noi vi facciamo tutti un grandissimo in bocca al lupo e tanta merda. E vi aspettiamo in Accademia.